della malattia, di nuovo, della malattia, del io comando, appunto, sono io che comando qua, io, e stop. Quando un'altra live con Devour, Sasi, penso che Babba non voglia mai più vedere Devour in vita sua, sento un sacco di audio in questo gioco, è normale, benvenuti nel gioco della cella chiamato G-Marco. Il gioco, comandami o regina, sembra molto da signora che ti vuole mettere i piedi in testa. Calpestami è una cosa che proprio non approvo. Non mi piace calpestare le persone, OnlyFans. OnlyFans, io potrei farmi un Only Frittelle in cui praticamente vi posto solo si picchia. Ciao Oblivion, vi faccio un come si chiama, un sito in cui vi posto soltanto fotografie di me che faccio le frittelle e basta, approvo. Ciao Jack, io l'OnlyFans, ah, quello lo posso fare pure io, quindi stiamo a posto, possiamo fare l'OnlyFans insieme. Posso essere una foto della tua frittella? Beh, se vuoi essere la mia frittella. Only Frit, bello, Only Frit pure sarebbe bellissimo. Io quasi quasi, Only Frittelle è libero, lo registro. Pago, tu non mi devi dare queste idee, cioè nel senso non mi devi dare questi input, se no io faccio come nonni col pad e registriamo anche Only Frittelle. E finisce, mal di orecchino. Sì, amici, in tutto questo, ovviamente lo stream deck mi è già morto, quindi ve lo faccio vedere da qui. In tutto questo, io ieri ho avuto la grande idea di tornare a bucarmi. Che poi detta così, mannaggia tutto, detta così sembro una signora di quelle che avevano problemi di droga. Ho ancora del sangue, io non me le vedo le orecchie. Ho ancora del sangue, ditemi voi, ho ancora del sangue. Ho deciso ieri di andarmi a bucare perché c'ho un'amica che è pazza e mi ha detto a me e a un'altra amica, ma perché non ci andiamo a bucare insieme? Ci sta una che domani buca, che buca nella vita, perché non ci andiamo a bucare insieme? Abbiamo detto ma sì, andiamo a Bucarest, e quindi abbiamo fatto questa bella idea, non più, ok, sono pulita, perfetto. E quindi abbiamo avuto questa bella idea di andare a bucarci insieme. Ci siamo andati a bucare insieme, ma ahimè, 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 a quanto pare io ho questo problema che sanguino un sacco. Cioè io non provo dolore. Zero, ma proprio zero dolore. Io nella vita, fortunatamente, se mi prendete a sprangate in faccia, probabilmente muoio, però non sento dolore. Ho difficoltà a percepire il dolore. Eppure mi faccio male spesso. Quindi è strano, però comunque mi faccio male, ma non sento niente, soprattutto nella zona delle orecchie, perché infatti io prima li tenevo tutte piercingate le orecchie, però poi si sono chiusi perché mi rompevo il cazzo di mettermi gli orecchini. Quindi mi sono andata a far ribucare di nuovo, non ho sentito minimamente dolore, ma ho sanguinato veramente come se il sangue non fosse mio, come se il sangue stesso dicesse basta, voglio uscire da questo corpo perché non lo sopporto più. E mi sta sanguinando continuamente, mi fa adesso più che male bruciore e non ci posso mettere la cuffia sopra, è un casino. Stessa cosa col piercing, sì, a me sono proprio piercing, le sto disinfettando raga, per forza, perché mi sta uscendo troppo sangue, si è incrostato tutto. Fra l'altro la cosa brutta è che non posso mettermi a dormire da questo lato sul cuscino, e io dormo da questo lato, sono molto intelligente. Ciao Arcangelo, sono arrivato da 15 minuti e non capisco se tutte queste battute tra la mancanza di un Mario tra le mani, sanguinare tanto e non sentire dolore, bucarsi e fare una pagina di frittelle siano doppi sensi o no. Lore, ti vorrei dire che sono tutti doppi sensi e che in realtà io sono una sporca, ma no. Qualcuno glielo spiega, no, ti giuro, te lo vorrei dire, cioè, con tutta me stessa, ti vorrei dire, no, guarda, in realtà sono tutti doppi sensi, perché ho le frittelle, ma in realtà ho l'OnlyFans, no, un cazzo, cioè sono veramente io che sono una rincoglionita. Ciao Sesto, buon pomeriggio, giuro che siamo persone normali, no, non ti fidare di nessuna delle persone che scrive in chat in questo momento, perché non sono persone normali. Assolutamente nessuna di loro. Amici, siamo pronti a iniziare con Gisatsu, il gioco ultimo della Cilla Sart, che tutti quanti mi hanno detto, ti prego, fa cacare veramente un sacco. Quindi io chi sono per non giocarlo e dire che fa cacare pure io? Anche mia madre non sente niente, infatti non capisce quando io invece ho dolore dappertutto. No, ma capisco, ci sono i presupposti per delle live divertenti, quindi sicuramente. Madonna mia, Yugali, autopubblicità, cioè io dovrei essere lì a dirti
Dov'è? Rimettimi la musica. Live divertenti, live eccitanti, live intriganti, tutto in questo canale. Potresti desiderare di rimanere qui per sempre anche quando sono offline, perché io ho una capacità di intrattenerti che... Invece no, il cazzo, io rido come un imbecille e dico sì, io non posso, io non ho la carriera da streamer spianata, posso spegnere tutto, me ne posso andare via, mamma, mi andare via. Non a caso fate divertimento, fa rima con Caterina, cioè sì sì, proprio sì. Ciao Kimberly, buon pomeriggio, io sono qui solo per Bellotta dietro di te, lo so, non fatelo, poi diventate come noi mod, nel senso genio del marketing. Live disinfettanti sicuramente, dovrei farle in realtà, dovrei farle. Basta! Iniziamo a giocare. Questo gioco contiene delle violente scene e grottesche espressioni. Mi potete fare un piacere, prima di tutto, perché credo, perché c'è un autobus qui... Vedo un'icona dell'autobus sul mio... Ma mi sono drogata? Giuro che non mi sono drogata. Vedo un'icona dell'autobus sul mio computer. Mi potete fare un piacere? Mi potete scrivere delle cose veramente audaci per vedere se mi si blocca la chat? Perché io allora sicuramente dovrò riavviare il gioco, perché devo fare sempre l'inciarmo con Nvidia, che a quanto pare i giochi della Scilla sono stronzi. Però vi leggo. Forse non lo devo fare, sai? Forse non è necessario, però vi vedo un po' laggati. Vi vedo un po' laggati. Ragazzi, che cazzo avete passato che siete laggati? Brutte vacanze? Pesanti? Avete mangiato pesante? Vi vedo un po' laggati. Siete un po' laggati, raga. Dovete smettere di essere laggati, per favore. Fate e daje, e daje. Ci siamo detti che quest'anno niente lag, e invece slaggatevi, slegatevi. Fate... Sei tu che ci fai laggare. No, non dirmi così, sennò mi partono anche con altre frasi sconce e poi veramente sembra un canale di OnlyFans. Hai dimenticato di dirci che a volte ci odi e a volte ci ami. No, non è vero, io vi amo e basta. Qua c'è un rapporto pacifico tra me e voi che è incredibile, cazzo. E dai, oh, facciamoci conoscere bene. Siamo tutti amici, tutti ci vogliamo bene qui dentro, tutti quanti. Non vi ho insultato, chi vi insulta mai? Non vi conosco nemmeno. Non so nemmeno chi sia. Che volete da me? Lasciatemi stare. Questo gioco contiene violente scene, grottesche espressioni. Adesso vedo tutto benissimo. Possiamo veramente partire. Non vi sto più perculando. WASD, click, esco e C. Va bene. Capito tutto. Sì, 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 sì. Grattatevi. Da quando ci hai amato? Da sempre, ragazzi. Ma voi siete i miei amori. Tranne quando parlate male di me a Yugina. In quel caso vi odio. Pronto? Capo? Ehi, hai iniziato a lavorare al nuovo progetto? Di che ti stai lamentando? Hai sentito quello che ho detto? Siamo una piccola compagnia di film e dobbiamo uscire sempre con nuove idee. Non ti tieni al passo con i trend di questi giorni? Non tanto. Ma come, sei giovane, usa le gambe. Dai, cos'è trendy al giorno d'oggi? Ho sentito che in questi giorni sta diventando popolare la prova di coraggio esplorando case abbandonate. Questa casa in città, nella prefettura della città, ho sentito che è una casa bizzarra. Ma sta dicendo che devo andarci lì da solo? E chi ci deve andare oltre a te? Ricordati di portarti la telecamera. Ne è scemo, aggiungo io. Madonna, quanto allucca questo signore giapponese. Sta urlando veramente un sacco per i miei standard di... anche traduttrice, di solito. Trendy Yugali. In realtà ti adora. Ma chi è? Sì. Quindi dobbiamo andare a fare delle riprese di film trendy. Trendy, ma non quarandi. Ho rotto il gioco. Pronto? Sono la doppiatrice ufficiale, sì. Sì? Ah, madonna, vedo tutto blurrato. Ma è normale. Cosa un sabbo? Cosa volete? Ogni volta rimpiango le mie scelte. Ma non stai calma, stai. Chi è il tipo dietro? Ah! È Bellotta. Perché è tutto sbucato? Mannaggia, pupa! Madonna santa, ma si vede veramente così di merda. Scusami, permesso? Ok, quindi dobbiamo esplorare questa casa. Devo fare la VTuber, la YouTuber? Di quelle che fanno... Oh, ragazzi,
Salve, siamo in questa casa inesplorata che è stata abbandonata perché dentro ci è morta una famiglia di anziani. Erano tutti anziani, il figlio era anziano, la mamma era anziana, il padre era anziano, anche il cane era anziano. Adesso entreremo e esploreremo, siamo i primi ad entrare in questa casa, ma questo è un Gesù anziano, è un Gesù giapponese. È una casa di riposo, sì. No, ci sono i manichini. La nonna era anziana, ma faceva la sarta. Era un'anziana sarta. Scusatemi, posso aumentare la brightness, per favore? Perché mi sta morendo la vita. Applichiamola. Bello, vedo il cazzo come prima. Perfetto. Anziani anche i manichini. Posso dire che i movimenti della canna non mi fanno più paura di tutto il resto? Posso dire anche io? Come posso un fidanzato regalare un pupazzo con le proprie fattezze sapendo che in futuro possa essere usato come bambola voodoo? Non me l'ha regalato lui, Ofiuco, me l'ha regalato un nostro amico. Hai aumentato la sensibilità, non la brightness. Ah, è sembro il cazzo. Quant'era? Uno prima? Era uno? Chi lo sa? Lo sa soltanto Gesù. Vabbè, la metto a uno qua. Va bene? Appli. Oh, mo sì, Maronna è giorno adesso. Maronna Caterina, non mi chiamare per il nome. Allora, amici, andiamo in questa casa abbandonata. Ma perché lagga tutto a merda? Finiamo di esplorare questa casa abbandonata. Mi hanno detto che an antiche leggende dicono che in questo bagno ci abbia cagato Matteo Renzi in un viaggio in Giappone. Entriamo e vediamo se si sente ancora. Ciao D'Artavion. Ciao Simmina. Qualcuno sta ancora usando il bagno. Si sente. Matteo Renzi anziano. Oh no, è dissing. Si sente. Non ho capito cosa puzzava nel mio frigo. Ho trovato un limone marcio. Ma questa porta l'ho chiusa io? Si sente ancora lo shish. Lo sentite? Io lo sai. Aspetta, aspetta, vi alzo lo shish. Lore! Ti ho convinto con Matteo Renzi! Benvenute nel fantastico mondo dei Pepsoni! Per te, rumore di cesso! Grazie mille! Ottimo, dai! Andiamo avanti! Perché un bel pensiero! Ma tu almeno sai che quando ti scappa. Chi la paga la bolletta dell'acqua? Ma quella casa è abbandonata. Ma si può salire? Proviamo a salire sopra, dove si dice abitasse la nonna di un vecchio maresciallo. Maronna santa, i manichini no però, eh. Di un vecchio maresciallo giapponese. C'è niente. C'è niente. Madonna santissima. Come hanno l'allaccio ancora? È perché in Giappone si porta diverso. Tra l'altro ho le scarpe piene di fango. Mannaggia, buba! Permesso? C'è qualcuno? Ragazzi, ho molta paura. Sento che tra poco scopriremo delle cose disastrose. Clonoa, grazie mille per la sabba, Casey! Che torna nel fantastico mondo dei pepsomani. Grazie mille. Chi c'è qua sotto? Niente, nessuno. Sono dovuta andare a cercare chi fosse Bubba. Yugali per la cultura. Ma queste porte si chiudono da sola? Si chiudono da sole? Mi sento già incatenato alla sua scrivania. Eh sì, oh, ed è basta, Lore. Qua, mo sto per forza. Non ci sono altre scelte. È magia anziana. Andiamo avanti, amici, con l'esplorazione. Sento che questa casa nasconde mille e più segreti. Questo armadio una volta era pieno di oche e poi le oche non ci sono state più. Le avevano uccise perché gli anziani odiavano le oche e quindi hanno deciso di mangiarle e di creare un impero fatto di cuscini e foie gras. Perché ci sta comunque. Siamo in un magazzino abbandonato, non sembra una casa. Effettivamente non sembra mai una casa. Possiamo andare avanti? Sai
Salve, buonasera. Buongiorno, buonasera. Possiamo passare da quest'altro lato? Ah, possiamo addirittura uscire fuori. Va bene, io posso addirittura pesciare qui. No, le oche no, e le oche sì. Madonna, che paura l'avevo presa per una persona. Ma c'è uno scopo, cioè io devo soltanto andare in giro come una fessa? Ciao, Casey! Devo soltanto andare in giro come una pippona? Questa è l'entrata. Ma sono ritornata all'entrata, ragazzi. Ma che sfaccimma! Non è cambiato niente. Lo scopo è questo. Sì, un goloso pisciatoio, ma perché si sa, agli anziani piace pisciare all'aperto. Si sa, tutti lo sanno. Se non lo sapete è che non siete esperti di. Ah, c'era anche un cacatoio pubblico. Perché metti che qualcuno andava a trovare. Lo scopo era dedicarmi il rumore del cesso. Questo è anche vero. Metti che qualcuno andava a trovare gli anziani, doveva comunque fare in modo che potesse espletare i propri bisogni fisiologici da qualche parte. Gli anziani ovviamente non ti fanno cacare in casa, sono anziani asiatici, quindi si sa, non si fa in casa, che schifo. Esperta di anzianologia, sì ragazzi, io posso rispondere a tutte le vostre domande sugli anziani, perché d'altronde ormai anziana lo sono anch'io. Che incubo i bagni? Sai che io non l'ho mai usati? Credo di non averli mai usati in vita mia i bagni turbi. C'è ancora un cazzo qui comunque. Ci sarà un modo di uscire. Era utile perché era lontano dalle oche. Sì, poi diciamo che loro avevano questa cosa, questa paura delle oche perché le oche pungevano un sacco il culo. Ci sarà un'altra scala? Tra l'altro, che casa ambigua. Ci sono dei corridoi lunghi. Che non portano da nessuna parte. Qui c'è un altro manichino. Ma non è che mi devo prendere sti spray? Ragazzi, sento di nuovo. Gli tocco il culo? Che faccio? Solo inquietudine dei manichini. Hollow Cocoon non ce l'ho nemmeno, Sasi. Non lo so. Ho la sciatica, dottoressa, che devo fare? Fatti un cicchetto. Passa. L'alcolismo non è una soluzione, amici. Ricordatevi che l'alcolismo non è una soluzione. Ciao Simon! Toccali il culo. Ma non intocco il culo ai manichini. Un bel posto piccolo. Benissimo. Una volta che siamo entrati qui, 400 metri quadri di casa per due anziani, ci credo che sono morti. Ma perché non facevano in tempo a spostarsi da una stanza all'altra? Era troppo lunga. Cicchetto serve sempre, raga. Sì, no, ma non bevete. Non bevete. Bevete, non bevete, raga. Bevete e non bevete. Fate un po' sì e un po' no. Qui si esce fuori, quindi no. Non si sono mai più incontrati. Per forza. Qui si trovano i cadaveri. Ma magari ne trovassi uno. Non trovano niente. È un posto di vuotezza. Forse devo andare di qui che non ci sono andata? Lì vedo qualcosa. Ma sono dei panni. Dovevano comprarsi almeno due Roomba. Vedete che qui. Queste erano le cose dove loro attaccavano le loro flebo perché essendo anziani avevano bisogno di continuamente di sali minerali, potassio, sodio e liquore allo zenzero per poter sopravvivere. C'è dell'acqua aperta. Madonna, che paura! Tu sei scemo in culo che fai questi scatti. Mi dai l'idea di essere una persona credibile. Ti do l'idea di essere una persona cretina. Vorrei dire, ho chiuso l'acqua. Finalmente questi anziani non pagheranno più una bolletta lunghissima. Che è un ottimo inizio, devo dire. Sono i risultati di quello che hanno fatto con. Sì. Goti, puoi chiudere l'acqua, però solo quello, punto. C'è un telecomando per l'aria condizionabile. Ah, ma c'era l'aria condizionabile. Soltanto che la signora dentro ci ha ben pensato di mettere i capelli. E quindi, niente, raga. La signora ci ha messo i capelli e si è bloccato il condizionatore. Ti avevano chiamato per chiudere l'acqua. Potrebbe essere. Mi sto leggermente incazzando con lo smartphone. Che è successo, Berna? Cosa c'è a terra?
Avevano freddo magari i capelli, avevano caldo. Ma io devo fare altro qui, oltre a chiudere l'acqua. Sento un sacco di rumore, come se stesse passando un tram in questa stanza. È un condizionatore stiloso. Sì, sicuramente adesso sarà alla moda. Sicuramente adesso sarà alla moda. Ma qui si sente ancora rumore di acqua? Ah no, ma questa è la stanza di prima. Quindi io sto ritornando indietro, giusto? Qui non ci siamo mai stati. Venite, analizziamo la stanza dove i due anziani prendevano il tè ogni pomeriggio alle 8:30. Un ritaglio di giornale, perché al signore anziano piaceva leggere il giornale. Come lo poso? Mamma? Ok. Un giornale, perché al signore anziano piaceva leggere il giornale, e una cassetta, perché la moglie era una cassettista, cioè proprio lavorava da sì, lavorava da quello lì, Starbucks delle cassette, anche conosciuto come, ma che io che ho che sta mano così. Leggici, Katia, vi sto leggendo. Lisa, che hai detto? Dovevi asciugarli? Cosa si è fatto? Che è successo? La moglie era una cassettiera. Alle 2 di notte, sì, di sera si cenava, esatto. Ah, leggici il giornale? Leggiamo il giornale. Il giornale dice, se lo riesco a leggere, ok, il giornale dice, un ragazzino ci ha portato, ha fatto il mazzo di fiori più grande di tutto il Giappone. Giancarlo Rossi è conosciuto in tutto il Giappone perché ha creato questo mazzo di fiori chiamati fiori leoncini. Katia o Caterina? Caterina in realtà, però non mi chiamano Caterina da quando faccio gli esami, facevo gli esami all'università. Quindi Katia, per favore, grazie. Oh, se scrivete Katia con la C, io vi sparo. Sparo di coggole, quindi Caterina con la K. Sì, esatto, mi potete chiamare Caterina con la K? Fanculo, va bene? Io non vi parlo più. Vediamoci sta cassetta, prima che sia troppo tardi. Oh, ciao Lolmen, vi odio, vi banno tutti. Eccoli qui, signori anziani. Allora, i signori anziani piaceva pregare davanti ai cadaveri, quindi loro ogni giorno si assicuravano di avere un cadavere a casa. Perché sono censurate le facce e prima non lo erano? Ma fra l'altro stanno bisbigliando. Si assicuravano di avere dei cadaveri, però fatti di gomma. Bambini, mi raccomando, non cadaverizzate nessuno. Fatti di gomma. Tao Sisetta! Fatti di gomma per poter pregare. Perché così poi si appoggiavano, hai capito? Cioè, vedete la forma ergonomica? È ergonomica apposta perché così si appoggiavano quando erano troppo anziani. Si dovevano appoggiare da qualche parte. Che devo fare con questi due signori? Li devo smascherare? Perché c'è un quadrato? Ma cos'è questa roba? Ma alla Cilla si sono ubriacati? Cioè, si sono ubriacati? Vabbè, nonno? Oi no! Nonno! Dice tabula rasa. L'avete sentito? Ha detto tabula rasa. Ma poi scusa, la crocetta. Ma poi si vedono uguali. Tabula, questi li chiamano. No, sì. Ha detto robot. Tabula rasa è un robot. E Tabula che è morto aspettando il 78. No, il 50. Tabula Udeigo. No, 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 Tabula. E io già avevo questi due signori anziani. Ma fra l'altro la signora non è molto anziana. Sono fatte di pietra. Sono occupata. Ho capito. Disoccupati. Ma i signori li lascio lì a pregare? Cioè, è l'uomo di Cera di Dark Souls 3, ma li lascio lì a pregare? Teoria del complotto su Tabula. Raga, io li lascio lì a pregare. Capi? Io andrei via. Lasciamoli a pregare, magari finiscono a un certo punto. Vuoi trascinarli via? No, è che non capisco per quale motivo io sia entrata in un posto di pregamento. Forse devo smascherare i cadaveri? No.
Niente, tornerà, sì, tornerà però il 24 di dicembre, Lore. Ah, ma perché siete ludopatia? Ma basta questa ludopatia, in questo canale si fanno un sacco di cose belle, tipo domani si gioca un gioco serio, che potete scegliere votando al sondaggio su Telegram, quindi se non siete su Telegram, chi è? Ragazzi, mi ha fatto girare. Ragazzi, mi ha fatto girare di qua. Se non siete su Telegram, entrate e votate al sondaggio. Domani si gioca un gioco serio. È iniziato tutto col Monopoly Go. Non è vero, non datemi colpe di qualcosa che non ho mai fatto in vita mia. Io non gioco. Ah, vedi che qui c'è un'oca? Vedete che c'era un'oca? C'era un'oca che hanno ucciso gli anziani. E poi hanno ben deciso di prendersi anche i cadaveri. Ah no, è un piccione. Ma è un piccione! Hanno sbagliato i signori. No, vabbè, facciamogli una tomba. Povero piccione, povero gabbiano. Ai pronostici, punto, i soldi veri tra un po'. Non è, non fate niente, la ludopatia è crudele. Madonna mia, l'ho chiamato veramente come se fosse morto. Puntini. Chi è? Non metterci i piedi su. Sì? Qualcosa si è mosso tra le frasche, l'ho visto. Sì. Sì. Signor Gennaro, è lei? Un cazzo. Signor Gennaro, è lei? Scusami, non volevo. Ah. Gli devo portare la mortadella. Ciao, orso! Voglio un'oca, anche un po' di salame. Che gli devo portare l'odore? Capo, io non ho. Maronna mia. Ma io perché sono diventato uno chef, mo? Tra l'altro, chi è che mi sta scrivendo sulla schiena? C'era una vecchia leggenda giapponese su un tipo che parlava dai cessi, che riprende anche Miyamoto in Majora's Mask. Ma serio? Io Majora's non l'ho mai giocato. E mi piacerebbe tantissimo. Mi piacerebbe tantissimo poter recuperare tipo tutti gli Zelda, perché gli Zelda non li ho mai giocati, se non il primo. Quindi devo andargli a dare l'uccello? È questo che vuole? Signora, i limoni, Tra l'altro qui sta signora! rullando qualcosa. Cos'è che rulla? Una bottiglia. Ma è normale? Ma cosa fai tu con i limoni, Samuè? Mortadella d'oca è buonissima, lo so. Spè, è latte. E sul pacchetto aggiuntivo in mangiò. Io gli lancio l'uccello. Sa molto di Gloriol questa cosa. Non è vero, non siamo in ombra. Cioè, sì, siamo in ombra, non si è mai sentito. È una cassetta, è tutto Ottimo, finito. posso andare? Sembra che ci sia qualcosa nello stesso posto che abbiamo lasciato. Punto. Non hai mai giocato ad un Zelda? No, se non quello lì. Aspetta, come si chiama? Madonna mia, quello lì per GBA. Minish Cap. Minish Cap era bellissimo. Gli altri li ho provati, ma non li ho mai giocati davvero. Ciao, predestinato! Bentornato per 26 mesi! Mua! Mi sembra che ce ne siano tanti di Zelda vecchi sull'online più pochi. Sì, ma volendo li possiamo anche recuperare. Il problema è, cioè il punto è, li recuperereste con me? Tipo, vi gioco Zelda, però li doppio tutti quanti io in napoletano. Così ve li rovino per sempre. Allora, dobbiamo uscire quindi nello stesso posto di questa cassetta. Giusto? Sì? Ci sta. Io sì, adorerei. Allora, io in realtà è da qualche giorno che ho intenzione di fare. Raga, ma quella è una persona vera? Ovviamente no, perché siamo in un videogioco. Quindi non esistono le persone vere nei videogiochi. Volevo farvi una domanda su Instagram. Signora?
Signora! Non è vera, non c'era, signora. Finta, era solo un manichino. Beh, sta a posto. Mo se mi esce un jumpscare, urlo da adesso fino a dopodomani. Però, chiede alla signora se è ludopatica. Non esiste la ludopatia. Non in questo canale, va bene? Uscite se siete ludopatici. La signora? Vedi, non c'è più. È già finita la signora. Era finito il tempo della signora. Come esco da questa casa? Come esco da questa casa? Comunque stavo dicendo, tenete d'occhio Instagram, che io vi devo fare delle domande. Devo farvi una domanda importante, perché voglio fare questo 2024, voglio vivere il mio 2024 su Twitch diversamente. È detta così, suona molto male, però è vero. Lo voglio vivere diversamente. Per viverlo diversamente ho bisogno che voi rispondiate a delle domande. Uscite se siete cazzi! Che palle. Bello però. Bello. Belli. Bellissimo. Improvvisamente rimane solo Yugali a guardare la live. Ragazzi, avete qualche problema serio? Se porti Zelda io davvero mi abbono fino al 2025. Allora, io sicuramente Majora's lo vorrei recuperare. Se siete cazzi, in che senso? Devo andarmene? Se ne possiedi uno, sì. Devo quindi andare al cesso? No. No. Dov'è era la cassetta, raga? Io non ho mica capito in che punto preciso ci fosse. Non mi posso lanciare nel cesso. Troppo. Vorrei tanto, però non posso. Dracula per 12 mesi. Quello ha 1000 sub. E ce ne mancano ancora. Sono scadute un po' di sub, quindi siamo tornati a 700. Ne mancano 3. Vado, sono stati 35 minuti più belli di questo 2024. Lore, grazie per essere passato e grazie per la sub. Spero tornerai. Nel dubbio mi trovi sempre qui a dire un sacco di cagate. Però mi raccomando, se sei cazzo, un po' di meno. Vabbè, cosa dici? Che ho detto? Ho detto niente. Stava scherzando. No, non è vero, mo se ne va per sempre. Non tornerà mai più. Lore, addio. Scusami se ti ho deluso. Non volevo. È qui forse? No, qui ci sono un sacco di cose. Torna, non sono cazzo, sono chesi. Tornano sempre. Dicono tutti così. Raga, dove spaccimma devo andare? Non ho capito. Perché c'era un fatto apposta. Se mi dedica l'altra acqua del cielo. Ma non mi funziona più lo scarico. Io vorrei pure, con tutto il cuore, però non mi funziona più lo scarico. Si è rotto. Ti posso dedicare a un Gesù asiatico. Bello. Anche nudo, pensa. Ti posso dedicare una cucina. Dov'era la cassettaria? La cassettaria. Qui? Sì, era qui. Scusami, io voglio capire, dov'è questo posto? Dove sta la biblioteca? Fatemi vedere un attimo. Facciamo i seri. Sempre a fare stronzate voi. Allora, è fuori alla casa, per terra dove ci sta una paletta. Avete capito? Fuori alla casa, per terra dove ci sta una paletta. Io qui dentro comunque sento la gente che sposta i mobili. C'è veramente la gente che sta da Ikea. Mi serve soltanto uscire da qui. No, da qui no, da qui no. Che cazzo di... dai, non si esce da qui. Sono i miei vicini allora, potrebbero essere anche i miei. Ciao signore occulto. Secondo me dove abbiamo seppellito l'uccello. Il problema è che io mica me lo ricordo dove abbiamo seppellito l'uccello. Dove hai fatto il buco per l'uccello. Master, belle pelli. Io però non me lo ricordo mica, c'è un sacco di monnezza qui. Tra l'altro si vede veramente una chiavica. Vicino al cesso. Sto facendo Telegram solo per te. Bravi, anche perché chi rimane su Telegram appena finisco la live riceverà un gustoso audio che spoilererà un po' l'incipit del racconto per domani. Perché domani vi racconterò quello che mi è capitato in questo weekend. Una cosa molto erotica. Molto erotica.
Questa cosa molto erotica potrebbe costarmi 56 euro, fra l'altro. Io vorrei evitare, però mo vediamo. Mo vediamo. Dipende da quanto voglio desiderare di cavarmi gli occhi. Forse era qui? No. Ma Silvia poi? Silvia non l'abbiamo mai più presa. 56 euro di multa di schedine di gratta. No, niente di tutto questo. Finito sta su YouTube, finito avvocato, non l'abbiamo mai finito, io Silvia non l'ho mai conquistata. Allora ragazzi, il cesso è qui. Va bene? Il cesso è qui. Hai contattato la lavanderia per pulire il divano? No, 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 ma la Tabula non ha nulla a che fare né con mia cugina né con del sesso vero. È del sesso diverso, come i gemelli diversi, è del sesso diverso. Quindi non... Se pensate che sia una roba correlata a mia cugina o racconti personali, no. Ma mi è arrivata, cioè mi è capitata una roba su internet. Quindi ho deciso di ascoltare il mio cuore e di seguire la roba su internet. Spoiler, non seguite mai le robe su internet, non va bene, non è bello. Questa roba potrebbe costarmi 56 euro. Poi vediamo, vi faccio sapere. Sarà un gioco zozzo? No. Purtroppo vorrei dirvi di sì, ma no. Vorrei dirvi di sì, ma no. No, no, no. Ogni tanto devo informarmi sul divano. No, allora io nella mia wishlist, se volete, nella mia wishlist di Amazon, io non li ho messi lì per il momento perché poi me li comprerò un giorno quando avrò dei soldi. Preferisco spendere 56 euro per il sesso piuttosto che spenderne 26 per ripulirmi il divano. Ho messo i cosi dell'omino bianco per pulire il divano, quelli che mi avevate consigliato voi. Ma dov'è Cristiano Ronaldo è questa cosa? Ragazzi, non c'è un cazzo, c'è un lago con delle papere. Non lo so. In 5 days abbiamo... Asta! La vista! Prendo! Tiè, ho trovato pure la cassetta. Via sta cassetta. Ok, benissimo. Ci abbiamo una bella cassetta tra le mani. Fra l'altro abbiamo le mani veramente dure. Cioè, guarda lì, abbiamo una mano durissima, è così. Proprio. C'è chi è nella wishlist libri, chi videogiochi, chi ha cose erotiche, e poi c'è Yugalli che ha l'omino bianco. Ragazzi, ma io vi metto delle cose utili in wishlist. Cioè, io non vi metto le cagate, io vi metto le robe che veramente mi potrebbero interessare. Vorrei mettervi dei libri. Qualche libro l'ho messo nella wishlist perché vorrei ritornare. L'altra cosa che mi sono detta in questo 2024, devo ritornare a leggere. E per favore non solo cose eroiche, anche cose serie. Non è vero mai. E quindi ho messo dei libri. Però non tantissimo. Ho messo Harry Potter per il momento. Si parte dal basso, si parte dalle cose tranquille. Puoi mettere dei libri belli in lista? Ragazzi, io vorrei metterli dei libri belli in lista. Il problema è che dovrei cercare dei titoli di libri belli da mettere in lista, perché purtroppo non leggo più tantissimo. L'ultimo libro serio, l'ultima novel seria che ho letto è Suzume, che è il romanzo del film. E quindi è per questo che poi ho visto il film. Ma è l'ultima cosa seria che ho letto. Poi ho letto solo. Nell'ultimo anno ho letto solo romanzi erotici. Normale? No, però d'altronde, se sono stupida. Ciao Yuri! Se sono stupida c'è un motivo. Scusate, non è che uno qui, eh? Della mia wishlist ho prodotti per il decluttering, quindi ti capisco. Anche io. Ti sei fatta una cultura? Ciao Rocket! Sì, no, mi sono sicuramente fatta una cultura. Io vorrei riprendere, per esempio, su TikTok a raccontare dell'eroismo. Però il punto è, c'ho davvero la dignità di poterlo fare fisso una volta alla settimana, tipo. Da, su Wattpad gratuito c'è la fanfiction Gesù e Giuda, un amore impossibile. Benissimo. Allora, cosa c'è a terra? Ah, di nuovo il cesso. Prendimi la testa di una carpa. La testa di una carpa? Ma che cazzo vuol dire la testa di una carpa? Di qua? Tutto bene, Yuri. Eroismo, eroismo. Wattpad no, un buco nero. Allora, Teiko, ti dico soltanto che quello di cui vi devo parlare non ha a che fare con Wattpad, ma ha a che fare con Wattpad, va bene? Mi dico soltanto questo. La cosa che vi dovrò raccontare domani è una roba.
Sto pescando. Sì. Prendo! Bello sto pesce! Ehi, oh no! Ciao Artorias! Grazie a te per essere passato, ciao! Ma cos'è? Ragazzi, ma cosa sto guardando? Bello sto pesce! È proprio bello sto pesce! Sì, più o meno sì! L'ho scritto malissimo, io non lo so ancora scrivere. Io ci sono delle cose che non so scrivere ancora nella mia vita. Uno è Schrödinger, l'altro è Salsa Worcestershire, che è una cosa che ancora non so nemmeno pronunciare. Dimmi che hai trovato una fanfiction su di te. Artam, vorrei tantissimo dirti che ho trovato una fanfiction su di me. Ciao Tony, buon pomeriggio. Ma no, Worcestershire, vabbè, bravi, bravi a copingollare da internet. Tutto bravo, tutto a scrivere Worcestershire. Ma va, va, va. Scrivetelo con gli occhi chiusi sulla tastiera. Poi voglio vedere, buttiamogli la carpa. Non desidero il corpo del pesce. Prega. Tagliagli la testa e portamela a me. Gli arti. Ma che cazzo vuol dire? Procurami un'altra. No, procurami un'altra per fare il prossimo incarico. Frado, ma io non ti ho capito. Madonna mia, io non l'ho capito. Ma questo parla strano. Tutto bene, Tony? Non l'ho capito. L'hai già scritta tu, una seduta pericolosa con la X. Ragazzi, io vi ricordo che ogni tot di tempo noi facciamo la rilettura del mio copione di Una seduta pericolosa, il film che ho scritto quando avevo 13 anni. Copione di Katia. Sa di cannabis. Scherzo. Sa di bambini. No, nemmeno. Nemmeno. Io credo per dire con la C o la K? Con la K. Che C? Gli posso lanciare questo pesce? Ragazzi, ma come glielo metto il pesce in mano? Non funziona. Perché stiamo parlando con il buco del gabinetto? Marita, prendi nome e cognome e quello lo denuncio subito. Ma no. Processo c'è qualcosa per che mi serve. Signori, qui ci devo pisciare sopra. Per direttissima e per diffamazione. Non deve essere una rilettura, ma una messa in scena e io parteciperò. Per me va bene, ragazzi. Se qualcuno di voi si vuole trovare a Caserta per fare una rilettura con proprio recitazione del mio copione di quando avevo 13 anni, volentierissimo. Io lo organizzo, così facciamo proprio questa stronzata. Ti prego. Ma io lo farei. Pronto. Ma io lo farei. Tu non arrivo. Io lo faccio davvero. Ragazzi, io ho ancora il pesce in mano e non so cosa farci. Comincio ad avere dei dubbi su questo gioco, sulla mia vita. Perché qui c'è dell'oscurità? Forse voi rientrate in casa? Leggimi. Sì, che hai detto? Che hai fatto? Yukari, leggimi. Non sei capace di farlo da solo, allora trova qualcuno che lo possa fare al posto tuo. Ah, è il signore che ha detto non sei capace di farlo da solo? E a chi lo devo dire? A papà? Chiamo papà. Sto girando in una casa di vecchi col pesce in mano. Non va bene. Forse devo aprire le porte. Cerca qualcuno. Avete visto qualcuno in giro? Papà? Papà? Papà, mi serve che mi dagli il pesce. Forse in cucina? Maronna. No, è Gesù. Però va bene lo stesso. Papà? Papà? Mi dai il pesce? Lo devo dare al mio amico immaginario del cesso. Ecco! Mamma! Mamma! Maronna! Che c'è? Che c'hai là? Vuoi tagliargli la testa? Bello sto pesce! È proprio bello sto pesce! Non lo portare vicino a me! Buttalo via! No, mamma, taglia! Mamma, taglia sto pesce!
Mamma? Pronto? Ho rotto? E mo che già fa questo coso? Ragazzi, mi è rimasto il pesce in ma... E lo metto qua. Ah, con la sega faccio io. Sì. Benissimo. Ho capito, ma che è fatto di cemento? Sembra una famiglia tranquilla. Ma sì, dai, vivono alla buona. Sono tranquilli. Noi non dobbiamo fare un video, non sto capendo più chi siamo. Nemmeno io, però d'altronde perché capire? Quanto ancora lo devo tagliare? Ma che è fatto di cemento? È proprio duro, è proprio lo strumento adatto per tagliare il pesce. Beh, ragazzi, avevamo solo una sega, non è che potevamo fare moltissimo altro. Quanti ne abbiamo presi? Abbiamo esagerato con questa pesceria. Oddio. Ragazzi, ma stiamo spiattellando il sugo su tutte le parti? Vabbè, posso scodermi questo pesce da dosso? Andiamo a portarglielo al mio amico immaginario, per favore. Finiamo questa cafonata. Prima che sia troppo tardi. La signora qui non c'è, andiamo via. Madonna mia. Sono pesci di marmo, sì. Oblivion, ma non ho detto niente. Stai facendo tutto tu. Ma mamma e papà? Mi hanno chiuso la porta in faccia. Nemmeno mamma e papà mi vogliono vedere più. Però va bene. Povera carpa. C'ha ragione. Le porte di cartapesta non si impuzzoliscono subito? Non saprei. Non ho mai vissuto in una porta di cartapesta. Quindi non te lo so dire. Probabilmente sono fatte di una cartapesta particolare. Ciao, Surelia! Questa musica non promette niente di buono. Nah! È fatta solo per alleviare la tensione. Dì, vedi stu pesce. Sglop. Ok. Benissimo. E adesso chi è lì? C'è nessuno. C'è un cazzo. Devo trovare un'altra cassetta? Mi sa di sì. Devo trovare un'altra cassetta. Dove c'è questo manichino? Veramente dei posti completamente senza senso. E io dove faccio in malo trovo sto manichino? Ce n'era uno, ma chi si ricorda dov'era? Io non mi ricordo nemmeno come mi chiamo. Era all'ingresso? Bello. Sì. E dov'è l'ingresso? Tu che sai? Io ho come l'impressione che tra un po' ci arriverà questo jumpscare incredibile in culo. E io mi urlo. Qui. Qui c'è un manichino. Bello. C'è una cassetta per caso? Allora, se il manichino è qui. Ma si è girato? Si è girato? Fa sti posti con delle planimetrie assurde, sì. Esistiamo solo videocassette originali, vi prego. Cacca. Si è girato, no? Non sono io, vero? No, vabbè, sentite, i manichini proprio no. Cioè, tutto, veramente nella vita tutto, tranne i manichini. E anzi... No, tu veramente tutto nella mia vita, tutto, qualsiasi cosa, qualsiasi, tu, veramente tutto. Però non i manichini, i manichini proprio eviterei. Perché proprio i manichini? Cioè qualsiasi cosa non devi usare per farmi spavento. I manichini eviterei. Che dici? Evitiamo? Evitiamo. Chi è che mi ruba? Mia mamma. Andiamo via, dagli fuoco e non c'è l'accendino. C'era un altro manichino, ma non mi ricordo dove fosse. Io lo continuo a guardare, ormai mi sento in Little Company. C'era un altro manichino, però non mi ricordo dove fosse. Non esce questo, vero? No, non esce, tutto a posto. Allora. Piano di sopra. Vabbè, dai, mi giro. Se non mi giro non vado da nessuna parte. Quindi andiamo da qualche parte e facciamo qualcosa per il bene dell'umanità. Eho! Sento un sacco di rumori ambigui. Forse erano di là i manichini anche. Non è vero, non esistono i manichini. I manichini sono solo nella mia testa. Solo nella mia testa. Solo nella mia testa. Ma siamo ritornati di nuovo qui! Ma che spaccimma!
di Zelda non hai niente anche in cartucce del NES e SNES. No, faccio un cazzo. Rosario, quelli ce li ho, è che non li ho mai giocati, però ce li ho, figurati. Ciao Federico. I manichini come noi, frutto della tua immaginazione. Ragazzi, ma non è che la cassetta è qui? Sì, giocare l'horror con la testa di bellotta che spunta fa ansietta. Immaginati a me che ogni tanto mi... Immaginati a me che ogni tanto mi giro e mi dimentico che c'è e guardo l'anteprima e quindi scopro che effettivamente bellotta è dietro di me e mi cago. Immagina la bellezza. Dove spaccimma è questa cassetta? Ti prego falla uscire. Neomelodica come al solito, perché il neomelodismo è bello. Ciao Ebico, buon pomeriggio. Non c'è da preoccuparsi fino a che non inizi a parlare. Chi, il manichino? No, no, se non parla va bene, perché vuol dire che è un manichino vivo. Cioè sono più contenta che se parla il manichino, piuttosto che se non dice niente e mi insegue e basta. Se fosse un altro manichino, e infatti è un altro manichino. Mannaggia bubba, però ste porte. Sì. Prova ad andare di qua. Ah, bello. Ok, ragazzi, è qui. È qui. È qui. Ma chi è che sta succhiando dello spaghetto? Sì, qualcuno sta succhiando dello spaghetto. Qualcuno sta succhiando dello spaghetto qui dentro. Piano piano. Prensa. Mmm, buono questo spaghetto. Manichino? Posso spegnere la cassetta dello spaghetto? Ok. Che paura. Sasi. Sasi, Sasi, Sasi! Sasis! Il microfono migliore era Darth Vader comunque. O Sasic! Sì, potrebbe essere anche Sasic. Sasic! Incredibile gioco da Sasic. Mannaggia. Chi è che ha corso? Io chiudo. Va! Che non si sa mai. Qui passano gli spifferi. In giro, vado di qua. Con le cuffie sento da destra e sinistra e mi viene da girarmi. Tranquilli, ragazzi, tranquilli. Dai! Basta! Tranquilli! C'è niente! Niente! Tranquilli, piano! Come si entra in questa stanza? Mamma. Voglio entrare. Vi prego. Fatemi entrare. Non mi fanno entrare di qua. Devo girare. Piatra. Anna! Arra! 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 Arrapa. No, arrapati no. Non siate arrapati, per favore. Chi è? Ciubecca. Sì, era un po' Ciubecca. Non... Ciao, Vrom! No, no. Arravadercia. Arravadercia. Ok, io parlo un po' cos'ha. Arravadercia. Alla prossima. Ma che dice lei? Che ne so, io ho smesso di dire... Di pensare quando sono nata. Play. Let's go! Sei sicura? Sono sicura, sicura al 100%. Mamma! 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 Mamma!
Mamma! Non respiro. Il tuo genere preferito è essere... Non... Ma che è sto oscurità? Madonna, voglio, ma io non lo so. Mamma! Perché ti stai baciando con un uccello? Ma che è The Ring poi di là? Ma scusa, la mamma sta giocando a nascondino. Chi? Chi è che ha messo la cassetta nuova di Topolino? Ah! Signore? Ah, papà? Papà? Papà, non sento più. Guarda me? Guarda me? Pensa a raccontare, ho visto mamma in camera con un uccello, è vero? Anche papà voleva baciarla. E poi all'improvviso una bambola. Queste facce possiede. Mettici il lungacchio di tua mamma, dei capelli di tua mamma e portala a me. Ron, che palla, però su questo bagno che mi parla comunque è assurdo, eh. Cioè, che due coglioni. Il bagno che mi dà gli ordini, veramente, basta. Andiamo a portargli i capelli di mamma. E dove li trovi i capelli di mamma? Mamma? Hai dei capelli in più? Ah, eccola qua. Vabbè, mamma, ma stai una favola, eh. Stai una crema, non ti preoccupare. È che hai dormito male. Non ti preoccupare, hai dormito male. È letteralmente che soltanto... È che tu dormi a terra, ma... E dormi a terra e non hai il materasso adatto. Tranquillo. Sta, non vi preoccupate, sta bene però. Ciao Sardo, un'impepata di melanzane, anche il mio cesso parla. Gli spifferi, il freddo. Ciao Vidella, papà. Papà prega ancora di più. Vabbè, papà, io prendo giusto due capelli di mamma, eh. Presi? Li prendo? Ma gli ho strappato del polistirolo. Mamma? Però non vedo niente. Ah, bella, adesso tengo una bambola coi capelli. Madonna mia, ma che cazzo ho fatto? Ho fatto veramente una bambola coi capelli di mamma. Ma che... Santi nomi. Ma perché? Ma che ne so. È che il cesso me l'ha detto. Papà intanto in tutto questo non dice niente. Tranquillo, veramente. Papà, vai, fai prega per noi. Chiudi tu. Ti lascio nella tua tranquillità. Ciao Meliodas. Mua, buona spesa, sono ancora in ferie e godi della zia. Vai. Ciao Tina, bentornato per 17 mesi. Non ti preoccupare, stiamo giocando un gioco della Chillas che è pieno di capelli. Come uscivo da qui? Vai a capire in modo dove esco. Ecco come sono finiti i capelli nel condizionatore. Ce li abbiamo messi noi, dite. Di qua? No. Che faccio a uscire? Io voglio uscire. Voglio solo uscire. Ok, di qua. Via. Gabinetto? Ho i capelli di mamma. Tieni. Opla. Stiamo a fare una golletta di cose, a caso. Bello. Adesso abbiamo una bella bambulella. Questa bambulella, io dove la devo andare a prendere adesso? Nel cesso? Ah, no, direttamente a casa. Eccola qui, davanti a noi. Guardate quanto è bella, ragazzi, per soli 77 euro. Questa vi protegge dal male. Se non vi protegge dal male, al massimo vi fa venire il mal di schiena. Dai, prendetela per le prime 130 telefonate a 77 euro, una bambulella con i capelli di mamma. Vabbè, niente, no, annullate tutto, no, si è rotta. Fa bene lo stesso, fa niente. Questi giochi non deludono mai, forse perché non ci sono aspettati, è vero. E io, mo che devo fare, che mi ho rotto la bambola. Ho rotto la bambola. È rotta, voglio uno scopo. Ma non l'avete comprata, che volete? Chi vi conosce? Sì, mamma. Quindi devi trovarne altre. Dove
dove cazzo le trovo altre bambole? Ah! Bambola! Quanto drammatica però, dai! Quanto drammatica, ma non mi sembra il caso di essere così drammatica. Che fisica, bella fi... Ma lei com'è entrato qui, scusi? Ma chi l'ha fatta entrare? Ma scusami! Ma... Come ci è entrato lui in casa? Chiudi la porta, Franco, chiudi la porta che fa freddo. Chiudi che il signore qui non deve entrare. Lascia sta. Intanto hanno i poteri. Io ho i poteri, invece. Apriamo. C'è un'altra bambola? Bambola! Ah! Vabbè, ho capito, però non è possibile che io ho tutte le bambole che ho il potere di far cadere la testa alle bambole. Che ci faccio alle bambole io? Le faccio perdere la testa. Andiamo avanti. Mi pare sempre più strecciato sto coso. A me sembra sempre più rincoglionito questo gioco. Però va bene. Perdono la testa per me. Eccola qui. Benissimo, benissimo. Quante bambole sono? Stanno giocando a nascondino. Ciao Cinderella. Buon pomeriggio. Sì, direi proprio di sì. Cinderella. Ah! Chiudiamo, chiudiamo Franco. Ci sono gli spifferi. Chi soffia? Capito, però anche meno. Non c'è bisogno di ululare alla luna così tanto. Siamo entrati qui dentro a prenderci la nostra bambola. Sì. Che andiamo via. C'è un uragano. Sì, c'è un po' di corrente. Qui abbiamo presa la bambola. Mi sa di no. Ok. Mi sa di no, quindi dobbiamo aprire qua. Bambola! Bambola! Con questi occhi sbembola. Mi piaci troppo. Come faceva la canzone di Bambola di Gigi D'Agostino? No, di Gigi D'Alessio, nemmeno. Di un Gigi, di Alessio credo fosse. Ciao Larks, buon pomeriggio. Raga, io sto continuando. Ehi, tu, chi? Ah, ok, ha detto no. Pensavo tu, io. Bambola, con questi capelli splendida. Si è aperta pure la porta. Questo è un... Vabbè, ho capito. Però anche devi stare anche molto calmo. Devi stare anche molto calmo. Che non è qua. Ecco. Bambola, fammi passare bambola. Voglio tagliare la testa alla bambola. Tiè. Voilà. Ha-ha! Una chiave di... di due. Una chiave di due. Due che? E poi... Prima fai il gentile e poi... Diceva così la canzone. No, perché sennò l'avrebbero censurata per serial killeri. Chi è che ha corso verso destra? Forse devo aprire questa porta. 2PH. Ma come 2PH? No, c'è scritto 2. Ma non so due cosa. Secondo piano, forse. Deve essere Renzi. Ah, è vero. In tutto questo abbiamo ancora Renzi. Ma sto cazzo di manichina, rotte pa. Bah, io non lo guardo più. Non lo guardo più. Bambola. Bambola. La bambola qui è ancora qui. Io non trovo più il secondo piano. Ciao 388. Buon pomeriggio. Hai fatto bene a riposarti. Forse era il cesso. No. Con fisico perfetto è la tua svendola. Non trovo. Sei passata davanti alla scaletta poco fa. Ah qua. È vero. C'hai ragione, Giuno. Quando c'hai ragione devo dire che c'hai ragione. Mica posso dire che ne hai torta. Maronna. Ah, brava. Wow. Permesso? C'è qualcuno? No. C'è qualcuno? Nemmeno. Niente. C'è qualcuno? Vabbè, ma quante? Ma è un bambolificio. Ma è un bamboleiro.
Vabbè, prendo bambola. Solo gli occhi sono accesi. Bambola, con questi occhi accesi sei una svendola. Non si apre. Non si apre. Madonna! Chi è che mi ha spaccato? Bambola, ti prego, bambola, aprimi. Non mi apre. Aprimi. I tuoi occhi un faro nella notte. Ma quella è la canzone di coso, di Rambo. No, non è la canzone di Rambo, è la canzone di Devil, di Diabolic. I tuoi occhi nella notte sono fari che si impennano. Ma si sta avvicinando sempre di più? No, eh? E che i fari accendono, wow! Quando ascolti le tue botte, tu fai sempre tutto quel che vuoi per arrivare dove vuoi. È un incrocio il tuo nome. Vabbè, andiamo via. Devil, Diabolic e Rambo. Sì, sì. Sono i nuovi Avengers. Siamo qui dentro. Pampona! Facciamo la cassetta e via. Nessuno saprà niente. Guarda, pare un presepio, è vero. È l'uccello che stava prima con tua mamma. È tornato per riprendersi ciò che era suo. Mia mamma. Potrebbe essere un'offesa pesante senza contesto. No, 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 nessuno offende nessuno. Posate gli uccelli. Posate le mamme. Non mettete in mezzo le mamme. È sbagliato, sbagliatissimo. Mamma, non era abbastanza. E chi ti dice che io sono la figlia e non sono il figlio? Ma dove vengo? Ma il mostro del cesso ero io? Sì? La vita è passata da tuo nonno. E ha conosciuto la fine mentre si stava facendo il panino. No, nonno si è fatto... è morto mentre si stava facendo il bagno. Giusto il tempo. Togli... aia, le unghie di tuo nonno. E portale a me. Ma che schifo. Devo togliere le unghie a nonno. Ciao, Federico! No. No, raga, devo togliere le unghie a nonno. Io devo fare la pedicure. Dov'era il bagno? Chi ha mai visto una vasca da bagno qua? Che schifo, signor. Lo so, ragazzi, è che devo fare l'estetista. Prima i capelli e poi le unghie. Non volevo offendere nessuno, non ho offeso nessuno, Lore, non ti preoccupare. Troviamo qua. Ti pagano per sta roba? No, manco. Cioè, veramente trattata pure male. Ma io sto camminando bassa o alta? No, sto camminando alta, che sono una... di un'altezza piccola. Ciao Gurzo, buon pomeriggio. È che sono di un'altezza piccola. Devo trovare i piedi. Voilà. Si fanno vedere i piedi giusto per quando arriva Fede. Nonno. Nonno. Ma che ti... ma nonno, ma era... ma poi fra l'altro, a parte il fatto, ma nonno con gli occhiali da sole ti fa il bagno. Ma che spaccima. Ma poi in che acqua di melma? Ma c'hai cacato dentro? È normale che muori. Bello, c'ha gli occhiali, c'era troppo sole, era illuminato dalla bellezza del ricordo della nonna. Ah, ma noi abbiamo addirittura un riflesso, pensa. Vabbè, nonno, se vuoi io procedo con la manicure. Io non guardo, non guardo perché fa molto male. Devo toccare, non guardi, guardo voi. Guardo voi, belli siete, belli, belli, siete proprio belli. Io intanto sto tagliando gli denti a nonno, eh? Tutto a posto. Sto soltanto tirando via i peli delle sopracciglia, ok? Ciao Volpone, si fa della... tanto è morto, non gli servono più, ho capito, ma che dolore, me lo sento io. Fatto? Abbiamo tagliato questi denti a nonno? Basta, basta. Ah, nonna! Stavano facendo il bagno insieme. Nonna, è sporcacciona. Dov'eri finale? Guarda lì, nonna, sott'acqua. Zazzona.
proprio nonna, se volete fare queste cose sporche, dai, dopo che ho fatto la manicure, però che faccemma, ma lasciatemi stare. La mia anima ha lasciato il corpo per 2 secondi. È giusto così. La nonna, manco. Ma ragazzi, ma è normale che sia diventata così nana? Cioè, sono piccolissima. Perché cammino veramente come se avessi i piedi di mezzo millimetro? Cazzo sta succedendo? Ma cosa cazzo sta succedendo? Ma siamo stronzi? Tiè, più testi unghie di nonno, vai! Buona, fatti questa zuppa di unghie di nonno e capelli di nonna. Gustoso! Va bene, abbiamo bisogno di altro? Ok, dobbiamo andare nel bagno. Nel bagno ci dovrebbe essere il resto. Il resto di cosa, chi lo sa, però nel dubbio ne ci andiamo. Ah, ma qualcuno si è appena fatto il bagno. Wow, che bello, che acqua sporca. Tiriamo l'acqua. E dai, è qui da quando è morto nonno. Ti stai facendo comandare da un cesso? Ragazzi, ma questa cassetta non funziona più. Ciao, Lizzy. Nonno era solo in fattanza, sì. Raga, nonno stava preso benissimo, lasciatelo sta. Chi stava meglio di lui? Mi hanno chiuso dentro? Che si fa? No, tu la porta in faccia non me la chiudi, bastardo. Che si fa? Sì? Pronto? Vorrei uscire. Sì. Sì. Vai, nonna. Dimmi, io con questa cassetta in mano, così. Simon! Mua! Grazie mille per... Ho visto la porta che si chiudeva. Grazie mille per la Samba Pancri, che torna. Guai a te, Christian Aert. Guai a te! Vabbè, ma easy. Io dico Matteo Renzi, poteva essere Matteo Renzi, non ne sono sicura, ma potrebbe essere. Dove raga, ma ci hanno rubato il televisore, raga, ma era questa la stanza della televisione? Dai, arriviamo a 1000 sub, così sofficina e contenta. Raga, ne mancano tante, ne mancano, vi dico 2.30 per Dracula. 2.30 per Dracula e a 1.500 una settimana da Gabibba. Mi pento di quello che dico. Quindi 60. Ma che significa 60? Ciao Pipottona! Finalmente ti presenti a questa porta, Pipottona. Brava. Fino a mo a fare la scostumata, ti sei imbottita di panettone, eh? E io dove la infilo questa? 2.30. Federico, io non ti parlo, credo, per i prossimi 10 minuti. Ritorno su. Torno su. Qui c'è gente che lavora, sì, dicono tutti così. E invece eri a mangiarti il pandoro. Salgo sopra. No, qui non c'è più un televisore. Ragazzi, c'era un altro televisore da qualche parte. Madonna, sti cosa. Che palle, sti manichini. Lo so che è buono il pandoro. Infatti quella se l'è mangiata da sola, Pipottona. Io per questo la picchio. Non c'erano altri ventilatori delle cassette, vero? Sì, ma sì. Tipo questo. Ah, no, questa è una sedia. Ragazzi, dove cazzo la infilo? Non c'è più un televisore. Devo andare a parlare con il cesso? Provo a parlare con il cesso, magari... Sì? Sì? Non... Ecco cosa devo fare, pranzare. Come fai a scordarti di pranzare? Ragazzi, ma come fate a scordarvi di pranzare? Che io penso al cibo anche quando sto mangiando. Cioè, Bellotta mi...
Bellotta mi cazzea sempre, perché mentre stiamo mangiando io dico, stasera che si mangia? Cioè non mangio troppo, cioè penso troppo, io, cibo. Disse Yugani che salta il pranzo. Vabbè, ma io salto il pranzo per ovvi motivi, perché sono in live. Cioè, poi ultimamente non lo sto saltando più. Ho capito, ma mo non lo sto saltando più. C'è un posto delle cassette qui sotto? Penso a cosa sto mangiando. No, io penso a quello che mangerò dopo. Sempre a saltare i pasti. No, io non salto niente. Non si salto più i pasti. Io salto soltanto i salti e i buchi. Sto ancora pensando a cosa fare stasera da mangiare. Ma i nonni erano molto credenzia. Ah, vedi che avevano una bella televisione anche giù. Una televisione con Gesù. La Madonna. Va bene. E poi questo chi è? Chi è? Si mantiene la panza. Ma è Sant'Antonio? Raga, chi è? Ma poi perché sono censurati? Ma ragazzi, ma sono censurati. Ma poi ma perché all'inizio me li fa vedere? Vedi, è Sant'Antonio, lo vedo da qui. Ma perché poi li censura? Ma cosa vuol dire? Ma che gioco di minchio è? Sant'incognito. Ci stanno proprio tutte. Abbiamo fatto l'appello, le figurine. Sono dei Pokémon. Ho visto la Madonna per un attimo, è normale? Che fa cosa di so? Inverti le croci con gli abobidi bubidi. Devo invertire le croci con gli abobidi bubidi. Va bene. Tra l'altro non mi ricordo chi aveva detto, forse Paco qualche giorno fa, che il calendario aveva riflettuto sul fatto che il calendario è il Pokédex dei credenti. Ed è molto vera questa cosa. Quindi le signore che si mettono i calendari in casa in realtà hanno il Pokédex dei santi. È vero. Cioè, scusa, come le inverto? Non incrociate le croci, è male. Ho capito, ma questo vuole che incrocio. Incroci i flussi. È stata una delle mie realizzazioni top del 2023. E io mi ricordavo che un fesso l'aveva detta. E quel fesso era proprio Paco. Ho appena scoperto che tra mezz'ora stacchi. Io che faccio dopo, scusa? Lore, aspetti domani. Mannaggia! Ho visto Gesù. All'improvviso, full screen. Che terribile. Cioè, un saluto a Gesù che ci segue sempre. Soprattutto Gesù Alano. Invogliere a tornare. Ciao Momo! Bentornaus! Si invocano i santi a seconda della situazione come i Pokémon. Esatto! Cioè, è bellissima questa cosa. Io dove devo andare più? Devo salire, quindi. Salgo. Forse le croci le devo invertire sopra. Sicuro ci sta Gesù su Twitch. Cioè, c'è sicuramente Gesù alato che ci segue anche, perché è uno dei marinai. Dove sto andando? È uno dei marinai. Io San Pikachu. Va bene, perfetto. Non siamo blasfemi. Questo è un canale senza blasfemia. A-E-I-O-U-Y. Ah! Le croci a muro! Raga, vuole le croci a muro. Ho capito. Ma c'era un cesso? Ma pensa tu. Prima non c'era. San Magikarp sarebbe molto bello. Quindi dopo questa realizzazione possiamo dare il VIP a Paco? No, perché se glielo do il VIP a Paco, poi Paco lo rimette un'altra volta in vendita e vi fa rifare gli Hunger Games. E poi voi vi appiccicate. Quindi no. Paco senza VIP, perché Paco è già VIP nel mio cuore. Paco è super VIP. Giriamo sti cosi. Sapete cosa succede? Fino alla morte. Lo so. Vedi? Noi, ma quando mai? Ma noi ci appiccichiamo lo se. Dovete smetterla. Non vi ho cresciuto così. Guarda, adesso Gesù è triste. Avete fatto piangere Gesù. Si fa? Ma io sento i santi, è normale. Mi sta chiamando il Padre Eterno? Ave Maria, non c'è niente qui. Ma
Marina, Marina, Marina. Marina. Stanno friggendo. Sì, no, quella mia telecamera sta friggendo da un'ora. Ave Manina? Anche. Ragazzi, scusatemi, ma siamo in un loop. Qui ci siamo stati. Ciao Neko, buon pomeriggio. È una casa giapponese con i santini sotterranei. A quanto pare sì. Fuori si esce? Sì, fuori si esce. Ma fuori non c'erano i crocifischi, no? Qua c'erano crocifischi? Fischiavano? Ma un po'? No, qui è già crocifischiato. Quindi non si crocifischia qui. Si crocifischia qui? Madonna, sfaccimma. Ma io perché devo andare a fare i crocifischi? Ma nella mia vita potevo fare qualsiasi cosa. Invece no, i crocifischi. Tieni, vedi i crocifissi di capelli. Dallo stile misto giappo sud Italia credo che sia Kagoshima, che è un po' la Napoli del Giappone. Cantano anche i miei melodici. Sento i Buddha. Arra! Perché io dico sempre arra? Arriva! Fra l'altro sono anche bassa. Bella stupesce. Kagoshima. Bella stupesce. Nel bagno non c'era la... Ragazzi, devo smetterla con i santi. Ma devo smettere. Sì, sì. Vabbè, ho capito. Chi sta Frado Mandonio? Sì, sì, è proprio lui. Sant'Antonio, l'unemigro demonia. Sant'Antonio, l'unemigro demonia. No, quello è il pompiere, il paura non ne ha. Vabbè, comunque uguale. Ehi, la Madonna! Quante Madonna? Le tre Marie. Signora, no, i demoni, signora! Quante Marie sono? Tutti a pregare qui. Va bene. A corvo. No, corvo, hai rotto le palle. Devi star zitto. Veramente poco molesto il suono. Poco molesto. Vedi che c'è un crocifisso qui. Voilà. Sì. C'è qualcuno? C'è Gesù? Sangue. Ma questo c'era prima? Sai che non lo so. Pokémon lesto. Sì, che è una. Eccomi. Salirò. Battaglia repica. Tiè, girati pure questo. Ho visto un sacco di capelli. Ho capito che ai Cillas piace. Sì. Mamma che inquietudine. E quanto grande, signora. Signora, troppo. Io chiuderei. Chiudiamo. Che nonna. Ci multano per copyright del corvo. Vabbè, lasciamoli stare lì al loro destino. Il dev sarà pelato. Io non ho capito. I Cilla ce l'hanno un sacco con i capelli. Ma veramente un sacco. Io teniamo un altro corvo pure di qua. Scassatura di minchia. Allora, questa l'abbiamo già fatta. Ciao Clara! Vietato essere pelati. Federico, ti sei perso. Sì? Sì? Ti sei perso il racconto di un signore con Lino quando ci siamo andati. Ci siamo visti sabato. Vedi che Gesù è ancora più triste adesso, eh? Ma forse devo uscire? Sono in molte delle leggende giapponesi. I demoni hanno i capelli lunghissimi e dotati di vita. Riepiloga, Katia. Gli hanno. Un signore gli ha fregato un accendino. Fatto. Riepilogato. Un signore tanto ha fatto gli ha fregato un accendino. Ciao, Raf.
dammi un po' di capelli. Mo te li prendo. Sta qui lì. Sta qui lì. Era con te allora? Cosa, Sesto? Ho riso molto, Sesto. Tanto si è azzeccato il signore che c'ha. Ci doveva fottere qualcosa. La storia dell'accendino, sì, era con me. Ma avevo visto una roba prima. Criraffa, Pippo, Franco. Non avevo visto un triangolino prima. Proviamo ad andare di qua. Perché non sa spiegare bene, Lino. E che c'è da spiegare? Un signore ci ha chiesto i soldi. Non li avevamo. Poi ci ha chiesto di accendere la sigaretta. Lino gli ha passato l'accendino. E lui ha detto, vabbè, questo me lo tengo io. E si è fottuto l'accendino. Si è accontentato dell'accendino. L'euro se l'è preso, comunque. Dov'è che abbiamo visto il... Dov'è che avevamo visto il triangolino? Ma lui ci ha aggiunto roba random. No, ma è vero, perché prima di prendergli l'accendino ha chiesto per 20 minuti i soldi. Lo scippatore di accendini, un pochino. Signora, i limoni, ma signora! Non c'è più cazzo. Dove andare? Dove spargere le mie ceneri? Provo a ritornare di qua. Non capisco dov'è l'ultimo. Porco. Tieni. Giriamo. Ma chi cazzo mette le croci nell'armadio? Da festa, ma. Quante carpe. Carpe diem, si può proprio dire. Forse non dovevo aare. Non dovevo aare. Quanto Gesù? Madonna! La chiamo per nome. E quindi, mo? No, la televisione non mi dice più niente. Cioè. Forse gli serviva un euro per comprare l'accendino? Il carpe diem ha insospettito qualcuno. Infatti è strano che io sappia parlare l'inglese latino. L'inglese latino. Ci sono sia Gesù che Madonna. Sì, raga, facciamo il concertone di fine anno. Ciao, Diego! Salgo? Salgo oppure vado? Salgo. Salgo, mi piace salire. Saliamo. No, è vero, non salirò. Ah! Ma quindi il cesso è qui! Tu pensa, quindi c'era qualcuno sotto. È possibile utilizzare un'autoregistrazione mentre fai da utilizzare come sveglia? Se puoi scaricarti, cioè puoi prenderti la clippina volendo, se ti piace svegliarti male. Ora ci cagano in te. Nessuno ci cagherà mai in testa. Sì, ma non posso salire, è tutto chiuso. Quanto sono legnoso. Sì, quanto sono legnoso. Dove cazzo mi sto inserendo? Io sto andando avanti, madonna mia. Sì? Nonna! È nonna, non vi preoccupate, è tutto a posto, è solo nonna. Se ci abbraccia va bene lo stesso. Vai, scappa! È Gesù, è nonna. Sì, ma non prende bene, nonna. Nonna? Oddio, una nonna scivolosa! Nonna! Scappia! Scappia! Dove si esce da questo posto di merda? Di qui! Via! Nonna scabbia, sì, ce l'aveva! In macchina, Bimbi! Bribri! Ma è una macchina guidata! Mi! Vai, investo la nonna! Dai che investo la nonna!
Dai, la sento proprio. Madonna, guido veramente come un cafone. Dai che investo la nonna. Vai che ce la facciamo. Ma dove sto guidando? Déjà vu. I wish been in this face before. I ain't on the free, on the money, my phrase to go. Are you one prude in these days, Benny? Non mi posso nemmeno girare. Sto andando solo dritto. Oddio. Capito, ma questi non sono freni. Era un appello a buttare la macchina dal carrozziere. Poi quale macchina c'ha questo rumore quando fa retromarcia? Sta guidando un trattore. Ma è un camion. La spazzatura è il camion degli immondizi. In realtà noi siamo nei turbini. Siamo entrati nell'oblivion. Oddio, un signore. Ma quella è bellotta dietro. Che lo insegue. Sì. Oh no, bellotta, che combinato. No, ma mi ha preso per un piedino. Si è andato a buttare le carpe e è andato a... Sì, era la stessa figura che è apparsa in bagno, è vero. E anche quella che ci inseguiva alla fine, suppongo. Ma mi ha portato in macchina. Pippi. Si sta lavando i denti. No, si è lavato i denti. Ciao, soffitto. Soffitto. Bentornaus. Lo sta scusa. Aspetta. Bellotta ha fatto incazzare uno sciamano di una tribù. Ma non l'ho capito. Che è successo? Che belle scarpine però, posso dire? Togli la cam! Le palle! Uè! Ma che fa? Che gambe secche! Raga, ma ha skippato il leg day. Si è fatto solo la barba. Non vi preoccupate, è tutto ok. Portalo a me. Va bene, portiamoglielo. Se desidera, figurati, chi sono io per contraddirlo? Non lo so. Andiamo. Andiamo dove li ha. Nonna! No, non è. Non lo so. Non so più chi sono, ragazzi. Io non so chi sono. L'altra volta qua dentro. Eh sì, perché abbiamo ucciso il ragazzo con la telecamera. Sei più alta ora perché siamo un'altra persona. Abbiamo ucciso il ragazzo con la telecamera. E noi, secondo me, siamo il bambino delle cassette. In mutande. Ragazzi, magari la mutanda si può. Chiedi questo. Vai, buttiamo la munnezza. Sei il nonno o lo zio? Io credo di essere il bambino. Sì? Possiamo fare un applauso che io ho lo stream deck rotto? Bello. Bellissimo. È safe to use on YouTube, ma non Switch. Ma scusami. Grazie, non chiudere. Chi lo chiude? C'è il post. Ah, c'è il post-it. Bello, bel gioco di Giappone. La domanda è, si può richiedere il rimborso? No, perché mi è stato regalato. Grazie, vorrei ringraziare. Aspetta che io mi scrivo tutto, mi scrivo. Vorrei ringraziare Antares. Grazie Antares per questo bel regalo di... Grazie. Grazie mille. Bello, 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 bello fisico quasi. Veramente bello fisico. Mi sono emozionata. Vi siete emozionati? No, Antares, te voglio bene. Grazie mille. Mua. Che ci hai donato un altro gioco della Chillas. Io devo dire la verità. La Chillas ultimamente... mamma santa se sta cadendo in basso, non dovevi, te lo potevi tenere, la Chillas se sta cadendo in basso, il riassunto è cessi, madonne, pesci e sì, e folli corse in macchina, e c'è tutto in questo gioco, e questi sono tutte le persone
la cosa che a me impressiona non è il fatto che la Cillas stia sfornando al mese un gioco di merda, ma il fatto che abbiano, nonostante gli ultimi sfornamenti di merda, abbiano tutti questi patrons, perché questi sono tutti supporter. Cioè, guardate quanti sono per questo gioco di Gesù. Gesù era proprio l'emblema del gioco. Io fra l'altro nel frattempo, scusate, mi abbasso un po' il volume perché altrimenti voi lo sentite troppo forte e mi censurano la vita. Si sta raffaelizzando, posso dire, è vero, è come la 6-1-6. Cioè Raffaele era partito bene e poi dopo la merda. E credo che la Cillas stia facendo esattamente lo stesso percorso. Ma sapete per quale motivo? Perché ormai sono diventati così famosi che a loro non gliene frega più un cazzo. Gli streamer gli faranno, tra virgolette, pubblicità lo stesso. Cioè li giocheranno lo stesso. Perché è ormai giocare è come i First to Fathom. I First to Fathom ormai si erano fatti un nome e quello potrebbe anche sfornarne uno al mese. Pure di merda, la gente li comprerebbe lo stesso. La stessa cosa con Madonna, quel gioco di merda che poi ho deciso di non comprare mai più, quello dei polli, degli amichetti del Rusty, bentornato per 4 mesi, grazie mille. Quello del coso del Garten of Banban, cioè quello di Garten of Banban, ne sta facendo uno ogni 15 giorni un altro po' di gioco, che sono tutti una cacata. Hanno 2442 Patreon, pensa. Però c'è, cioè, bene, dai. Hold and space to skip. Io non voglio skippare niente, niente, fammi vedere tutto. Aspetta, fermi che non sentite l'audio. Sentite, dovete sentire tutto l'audio. Queste erano delle cassette. Ah, queste sono tutte le cassette che abbiamo trovato. Subordinato. Era veramente del footage molto creepy. Non è così buono. Lo sai chi l'ha registrato? Non lo so, qualcuno ce l'ha mandato. Magari è quel tizio che manca da lavoro. Ah, ma forse è lui. Mi ricordo che gli ho detto di portarmi dei risultati. Perché mandarlo all'ufficio? Mandalo direttamente a me, sto fottitore. Ma l'ultima parte non si è più mostrato in ufficio dopo che è andato a fare queste registrazioni della casa. Ma di che stai parlando? Editate, è un fake. Non c'ho tempo per questa roba. Non facciamo casino con queste schifezze. Ha ragione, è colpa mia. Avrei voluto che si mostrasse, fosse venuto al lavoro. Ok, sei falsa, Simona, falsa. Mi scusi, devo andare a pisciare. Vabbè. Oh, torna presto, così possiamo iniziare a pianificare il prossimo progetto. Ok, questo va a pisciare, non si vedrà mai più. I Garten erano incommentabili dal primo. Sofficì, è quando la roba che va... Cioè, purtroppo... Allora, purtroppo è per fortuna degli sviluppatori. Mi posso muovere? Aspetta, metto un attimo pausa perché devo dire questa cosa è importante. Purtroppo è per fortuna di alcuni sviluppatori indie che sono piccolini e quindi fanno con 2 lire, ti creano un progetto magari a cui tengono e quel progetto funziona. TikTok è diventato l'unico modo per far sì che una roba funzioni, cioè che un gioco sia conosciuto, punto. Se funziona su TikTok per qualche strano motivo, quel gioco poi vende e si conosce. Però questo succede sia con la merda che con le cose fighe, che da una parte quando la cosa è figa, cioè tipo i First to Fathom sono diventati virali grazie a TikTok e va bene, perché i First to Fathom quantomeno erano carini, almeno gli inizi erano carini, ci stavano belle idee, quindi va bene, io sono contenta. Poi dopo lo sfacè, e alcuni giochi vanno virali proprio a cazzo de cane, completamente a cazzo de cane, e fanno cacare, è tipo i Garten of Banban. Io non ho capito per quale motivo. Per esempio la stessa cosa, ciao Sky, la stessa cosa è successa con i Baby Yellow. L'inizio di Baby Yellow è la parte più virale di Baby Yellow, che voi mettete, se io mettessi la stessa clip di me che gioco Baby Yellow parte 1 su TikTok, continuerebbe a farmi numeri, continuerebbe a macinarmi visualizzazioni, perché quel pezzettino lì, che è una merda,
di parte, di gioco, e è super virale e funziona. Però poi fortunatamente il tizio di Baby Yellow ha un po' corretto il tiro. E quindi dopo, a me la parte, la seconda parte che ha fatto uscire mi è piaciuta molto di più, perché sembrava un gioco vero. Non era l'inizio, quella roba iniziale di merda che non ha senso, però è andata super virale. Cioè aveva un senso dopo. Ciao Zeppola, andiamo avanti, via. Signore, devo andare a chiappare a questo? Sì, alla gente piace, a me. No, ma non è nemmeno una questione poi italiana. È una questione mondiale, perché i giochi vanno virali letteralmente ovunque. Devo andare di qua? I giochi vanno virali letteralmente in tutto il mondo. Quindi, cioè, io ho scoperto poi, fra l'altro, che è proprio TikTok che, come se autoimpostasse una viralità di un determinato gioco. Devo... Signore! No, mi è svenuto il dipendente! Questa cosa da stadio? Questa trombetta da stadio? Ma era Gesù davvero? Ma chi era? Maradona? Era Sir Max? Ma scusami, ma era Maradona? Era Lino. Ma come fa a essere Lino? Ha vinto il Napoli. Era Lino su Little Company con la...